Non c'è proprio modo di sfuggire alle iene. Gli inviati della celebre trasmissione riescono sempre, infatti, nel loro intento, prendendosi gioco di politici, senatori e truffatori vari. Ne sanno qualcosa le vittime di Paolo Calabresi, che, con la complicità di un altro inviato improvvisatosi giornalista, in un servizio andato in onda il 5 novembre si è finto un imprenditore farmaceutico amico dei politici. In breve, mentre il finto intervistatore fermava i politici e si intratteneva con loro davanti alle telecamere, Calabresi, quasi passando per caso, fingeva di riconoscere l'intervistato in questione. Si fermava e, dopo averlo salutato come se fossero amici di lunga data, citava qualche favore in corso. Possibile che qualcuno ci sia cascato? Roberto Formigoni, senatore del nuovo centrodestra, a quanto pare sì. Senti, ma non ti è arrivata poi quella cassetta di Barolo del 77? Gli chiede sottovoce Calabresi. No, non mi è arrivato, risponde Formigoni, ma mi ricordo. A questo punto Calabresi finge di rendersi conto della presenza indiscreta del giornalista e il senatore lo invita quindi all'interno di un portone, dove gli dice di mandare la cassetta all'indirizzo che gli aveva dato.